Noemi. Aspettavo, mi dispiace tantissimo per essere arrivata così tardi, ho beccato un traffico. Non è vero! Ci lavoro, peccato. Mi sta paralizzando il braccio. Siete pronti? Allora, io ve la lascio subito, però volevamo farci un pochino di chiacchiere per raccontarvi, a chi non lo sapesse già, ma secondo me siete tutti molto preparati, che cos'è questo disco, che cos'è questa stanza dei sogni, la casa dei sogni dove tu vedi questo disco? Ma questa casa dei sogni è la musica dei sogni, quella che ognuno di noi vorrebbe cantare. Chi canta, oppure ascoltare per chi magari ascolta la musica. Io personalmente sono molto contenta di questo disco, credo che mi descriva tantissimo come persona e come cantante. A livello creativo ho lavorato benissimo con Gaetano Curreri che ha vinto il festival e con Celso Valli che ha fatto un grandissimo lavoro a livello di musica. Perché dico la casa dei sogni? Perché è una casa che io identifico con quella che è la mia personalità e siccome io ho una personalità un po' a fuoco, no? Perché mi piace il blues, ho un buonissimo rapporto con gli autori e i cantautori, però quello che mi piace di più di questo disco è che è all'interno di una cornice musicale che comunque rende, credo, il mio, diciamo, le mie caratteristiche fruibili da più persone possibili. Io spero che questo per me possa essere un disco adatto a molti tipi diversi di ascoltatori. È un disco fatto col cuore. Il cuore d'artista, che è la frase che arriva da una canzone di un regalo di Ivan Rossa. Assolutamente sì, ha scritto questo pezzo che si chiama Idealista e questa prima frase, mio cuore d'artista, mi ha molto colpito. E per rigore di cronaca, diciamo, devo dire che ha colpito molto mia sorella, che me l'ha venuta a dire. E io dico, sì, sai che c'hai ragione, descrive bene questo disco, descrive bene tutte le persone che ci hanno lavorato sopra, dentro, direi, perché proprio no, nel cuore dell'album, non solo a livello creativo, ma anche, che ne so, la mia casa discografica, anche il marketing, anche, che ne so, il mio ufficio stampa. E spero che tutte le persone possano accoglierlo a... diciamo con il cuore, cioè senza nessuna bandiera, il cuore difeso e nudo, ed è un po' come io mi sento all'interno di questo disco, ma allo stesso tempo forte, perché la propria essere se stessi è forse la forza più grande che si può avere. Io spero che venga accolto così. La canzone che faceva sapere, posso dirlo, te l'ho detto anche in altri momenti, che era per me è un po' quello che le donne non dicono, versione 2.0. Ma infatti è la canzone delle donne di oggi. Era la borsa di una donna. Che cosa c'è dentro? Che cosa ci hai portato dentro la borsa di questo disco? Cosa c'è dentro? Cosa ti sei portato dentro? Guarda, dentro la borsa di questo disco ho portato sicuramente, guarda, io poi è una cosa che il boss ha detto durante la serata in cui ero ospite. La musica si fa insieme. Se nel disco prima mi ero un po' chiusa, me l'ero andata via a Londra, invece nella borsa del cuore di cuore d'artista ci sono tutte le persone che hanno collaborato con me, tutto quello che ho imparato prima. In qualche modo la borsa di una donna e questo disco rappresentano gli ultimi 6 anni della mia carriera, quindi da quando ho iniziato fino ad ora, e credo che possano rappresentare bene tutto quello che mi piacerebbe fare, essere, cantare.
quindi una borsa piena di cose diverse che però ci stanno. Tra l'altro tu dici che la versione di Quello che le donne non dicono, che nel 1986, 87, è arrivata ottava pure lei, quindi sì, forse è ben augurante. E quindi è arrivata ottava, quindi va. Senti, su questo disco ci sono tante belle canzoni, ce n'è una scritta da Giuliano San Giorgi, bellissima. Io mi ricordo ancora quando mi ha chiamato, io l'ho chiamato, non mi ha chiamato lui, ho detto dai Giuliano, lavoriamo insieme. Lui mi ha detto, ma che bello, dai. Dice, ma allora che cosa facciamo? Facciamo un pezzo lento, una ballad o un pezzo veloce? Io ho detto, no, ti prego, scrivi un pezzo, un up tempo, così dal vivo pure ci divertiamo. Ed è nata questa canzone che si chiama Fammi respirare dai tuoi occhi, che c'ha un tiro fantastico, non so se vi piace, se avete avuto... E quindi però con un grandissimo testo dove, sai, si sente comunque la stoppa dell'autore bravo, perché delle volte, sai, i pezzi veloci hanno questi testi un po' yeah, yeah, cioè io successo pure a me, insomma. Invece Fammi respirare dai tuoi occhi ha un bellissimo testo e all'interno del quale si parla della... quanto sia bello avere a fianco qualcuno che anche quando tu sei a zero, no? A zero ossigeno, lo guardi e ricolora in qualche modo il tuo mondo, ti fa vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. E questa è una bellissima cosa, perché delle volte serve tantissimo. Grazie! Una cosa che ti chiedo prima di lasciarti a loro. Ti sei cimentata anche molto come autrice in questo disco, scrivendo, ti sei data molto. Alla luce di tutto quello che mi hai detto fino adesso, com'è stato mettere la Noemi, la Veronica di adesso in queste canzoni? Ma guarda, è stata una bellissima esperienza. Ieri mi sono vista allo speciale degli Stadio su Emozioni e una cosa che mi ha colpito tantissimo è vedere Carlo Verdone che descriveva come il modo di lavorare di Gaetano Curreri, no? Quando ho detto della... ma perché lui si mette a pianoforte con sta voce sbocciata, fa ah, sembra una merda, invece poi si porta una cosa fighissima. È esattamente così. La cosa che mi ha più colpito di quello che ho visto ieri è che grazie a questo album ho potuto collaborare con dei grandissimi autori e poi Gaetano è anche il produttore del disco insieme a me e poi anche Celso è un produttore assolutamente musicale, fortissimo, e il fatto di poter aver avuto l'occasione di collaborare con così tanta gente forte, anche Ivano Fossati, anche forse è il caso di rispondere al telefono, anche non mi distrae. Anche San Giorgi, la cosa più bella è stato il contatto umano con loro, capito? Il fatto di conoscerli, sono tutte collaborazioni che sono nate in maniera dall'incontro, come succedeva un po' negli anni 70, e sono contenta di questa cosa, no? Di questo, anche il fatto di aver scelto di cantare il pezzo di Loredana per te, perché io che pezzo meraviglioso, quando l'hai cantato a te, lo possiamo dire, grazie, mi sono divertita, ma poi è una cosa che è nata perché questo pezzo io l'ho duettato proprio con Loredana ed è uno dei duetti che uscirà fuori nel suo disco, nel suo prossimo disco, e quindi diciamo che era una cosa che è nata spontaneamente, insomma non è che è stata una cosa lì fatta a tavolino, e questo è tutto il modo in cui ho cercato di, insomma, l'atmosfera che ha circondato l'album dall'inizio e anche un nuovo modo di vivere la musica, la vita, molto rilassato. La musica si fa insieme e quindi è quello che c'è dentro questo disco. Spero che l'ascolterete, perché se non sta ascoltare nessuno, insieme che c'è tutto a memoria. Grazie! Grazie Veronica, grazie a noi. Esprimere.